Procede a gonfie vele il progetto Olive Jet, un'iniziativa finanziata dal PSR Marche che ha come obiettivo potenziare ed accrescere la produzione olivicola nel territorio marchigiano. Il progetto, ideato dalla Proloco di Cartoceto, vede coinvolti l'Università Politecnica delle Marche, il Consorzio DOP Cartoceto, alcune aziende agricole e l'Istituto Agrario di Pesaro. Tutti uniti per valorizzare, attraverso azioni mirate, le risorse genetiche dell'olivo e introdurre nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale DOP di Cartoceto. A tal proposito, lunedì 3 aprile, presso l'azienda dell'Istituto Tecnico Agrario Pesarese, si è svolta una giornata dimostrativa per presentare un oliveto sperimentale con aspetti tecnici davvero interessanti. Come vedete sono dei filari, un po' come fossero vigne, no? Cosa che nel nostro territorio non vedi normalmente, è un'attività di ricerca in cui partecipano i nostri tecnici e i nostri studenti. Vogliamo vedere se si adatta questo impianto anche ai nostri territori e alle nostre terre. C'è stato abbastanza coinvolgimento tra tecnici e studenti? Assolutamente sì, come sempre nelle scuole agrarie, tecnici e studenti, come vedete, si confondono nel campo. Alle mie spalle potete vedere, in preparazione, quello che è un impianto di un oliveto semi-intensivo. Quindi la sperimentazione prevederà che cosa? La messa a dimora di piante con un sistema di allevamento molto più fitto rispetto a un sistema tradizionale. La sperimentazione prevede la messa a dimora di piante di tre varietà diverse: una varietà spagnola che è l'arbechina, una varietà autoctona marchigiana che è il piantone di Mogliano e una varietà sempre regionale come testimone che è la raggiola. Come attività pratiche rientranti all'interno del progetto del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, l'esercitazione che abbiamo fatto con i nostri ragazzi, siamo partiti dall'analisi del terreno. Infatti abbiamo un terreno che è di medio impasto sabbioso, ideale ad accogliere la coltivazione dell'olivo, e poi tutte le lavorazioni che sono state fatte per preparare il terreno ad accogliere queste piante, tra cui lavorazioni fatte nel rispetto anche del dissesto idrogeologico, in quanto sono state fatte una scarificatura profonda con aratro talpa e successive lavorazioni quali aratura e affinamento del terreno. E poi sempre come esercitazione con diverse classi siamo andati ad effettuare lo squadro dell'appezzamento di terreno e poi anche la messa in opera della struttura. E oggi andremo avanti con la messa a dimora delle piante. Allora, sono state coinvolte diverse classi, all'incirca un centinaio di ragazzi, e adesso questa mattina sarà presente una classe che è al quinto anno professionale. Il Consorzio DOP Cartoceto è capofila di questo progetto che è nato ormai da diversi anni e oggi trova il suo compimento proprio nella piantumazione di queste piante che nascono dal genoma della raggiola, che è tipica della zona della DOP Cartoceto, dell'areale della DOP Cartoceto. Quindi è un progetto molto importante perché serve a preservare quello che è il genoma delle piante tipiche e delle coltivazioni tipiche per mantenere quello che in Italia è il patrimonio maggiore che abbiamo, cioè la biodiversità. La collaborazione col Cecchi ormai, come dicevo, è portata avanti da diversi anni e proprio nei giovani è il futuro dell'agricoltura. L'agricoltura sarà sempre più portata all'innovazione e i giovani sono quelli che sono più portati dal punto di vista generazionale per stare davanti all'innovazione. I droni, i sensori, sono tutti strumenti che ci aiutano a combattere i cambiamenti climatici e a cercare di assecondarli, anzi più che combatterli. Però i giovani sono il cervello che poi sta dietro tutte queste cose e noi che siamo un pochino più grandi facciamo più fatica. L'obiettivo di questo progetto è assolutamente introdurre innovazione e rispettare la tradizione. Quindi per rispettare la tradizione dobbiamo valorizzare la varietà locale, che è la raggiola.
e al tempo stesso dobbiamo introdurre innovazione nella gestione per poter abbattere i costi e rendere possibile una gestione con poco uso di manodopera. Per cui abbiamo proposto, oltre ai sistemi intensivi a vaso, anche sistemi ad alta densità. Tutto questo appoggiandoci alle nuove tecnologie di supporto all'agricoltura di precisione, in particolare per l'olivo. E adesso stiamo scavando delle buche per posizionare queste piantine, abbiamo preso le misure e stiamo mettendo il concime sotto le piantine per far sì che ha più possibilità di attecchimento. Abbiamo iniziato a lavorare penso un paio di mesi fa e adesso stiamo mettendo a dimora le piantine e penso che entro 2 o 3 anni, forse massimo 4, questo oliveto entrerà in funzione. È un oliveto in teoria intensivo e speriamo che vada tutto bene. Perché è un progetto importante sul lato studenti? Perché è così importante? Perché è un progetto sperimentale che la scuola sta adottando per vedere i risultati che darà nei prossimi anni e vedere se avrà una buona produzione.